Cari amici di Pop Culture, benvenuti, nuova location. Oggi io e lo Scrondo abbiamo deciso di recensire per voi Zagor, la scure e il fulmine. Un'epica avventura scritta a quattro mani da Mauro Zeo, Giovanni Masi e disegnata con grande talento da Davide Gianfelice. Questo incredibile crossover tra i personaggi della Bonelli e della DC Comics ci regala il primo e unico team up tra Zagor, l'eroe bonelliano, e Flash. Il fumetto, uscito circa un anno fa, il 10 marzo del 2022, ci porta ad esplorare la leggendaria foresta di Darkwood con prospettive sempre nuove e inaspettate. La storia profonda e coinvolgente ci immerge in un'avventura mozzafiato scritta con cura e maestria da Giovanni Masi e Mauro Zeo e illustrata dalle incredibili tavole di Davide Gianfelice. I colori poi sono stati scelti con sapienza da Adele Matera e Luca Saponti per regalarci una grafica di altissimo livello. Questo fumetto è il primo frutto di un progetto ambizioso che vede l'incontro tra gli eroi bonelliani e i supereroi della DC Comics, al quale poi ha fatto seguito un secondo team up tra Nathan Never e la Justice League, andando poi a concludersi con l'ultimo e più, diciamo, atteso dai lettori della Bonelli, crossover team up tra Batman e Dylan Dog. Zagor e Flash ci portano in un'avventura coinvolgente che non vedo l'ora di scoprire insieme a voi e insieme allo Scrondo, chiaramente. Prima di procedere con la recensione vi fornisco qualche dato tecnico. Zagor e Flash, la scura e il fulmine è un volume di 160 pagine a colori in un formato atipico di 20x26,5 cm che è sbarcato in fumetteria in due versioni. La prima, cioè questa, la regular, con la copertina di Davide Gianfelice, e un secondo volume, la variant cover, con la copertina illustrata da Gabriele Dell'Otto. Ma ne parleremo fra poco nella nostra video recensione. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. It all started with the Big Bang. Bene, per chi non conoscesse ancora questo volume, racconto brevemente la trama. In un clima di tensione crescente a Central City, i Rogues, una banda di criminali esperti, stanno pianificando il loro piano più audace e più rischioso proprio di fronte al museo dei Flash. Nonostante l'eroe locale Flash sia pronto a intervenire, il corso degli eventi prenderà una piega inaspettata a causa di un ragazzino comparso dal nulla che chiederà aiuto in mezzo al caos. Non è la prima volta che si crea uno scenario del genere in una situazione critica determinata dall'eterna lotta tra Flash e i Rogues. Però ciò che desta preoccupazione è la presenza di questo ragazzino misterioso che genera una vibrazione che fa collassare la realtà intorno a sé. Nel frattempo, in un altro tempo e in un altro universo, l'attenzione di Zagor viene attirata dalla medesima richiesta di questo ragazzino misterioso, che si para di fronte a Zagor e al suo eterno affamato compagno di avventure Chico mentre stanno tornando a casa. Il viaggio di Zagor terminerà in un luogo isolato, un antico villaggio abbandonato, dove lo spirito con la scura sarà costretto ad affrontare i suoi nemici più feroci, ritornati dal mondo dei morti. Nel frattempo l'interesse per le stranezze che hanno colpito Central City esploderà quando si scoprirà un antico cimitero indiano nel centro della città. Cosa più strana, i resti dei corpi umani rinvenuti in questo cimitero recano sul petto un antico simbolo, il simbolo del fulmine. Mentre Barry Allen inizia ad elaborare le informazioni raccolte, il ciondolo sciamano rinvenuto su una delle vittime attirerà l'attenzione di Flash, il quale deciderà di seguirne l'energia singolare, ritrovandosi protagonista inaspettato di questa avventura. Difatti si ritroverà catapultato nella foresta di Darkwood, dove gli eventi assumeranno contorni ancora più inquietanti. Zagor e Flash, la scure e il fulmine, scritto dalla coppia di autori
Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, rappresenta un sentito omaggio ai due grandi eroi del fumetto italiano e statunitense. La trama della storia è costruita con grande maestria e equilibrato intreccio tra i due protagonisti e i loro rispettivi mondi. L'orrore della minaccia imminente perpetrata dai due cattivi dei rispettivi universi, i quali bramano la distruzione totale, rende la vicenda ancora più intensa e drammatica. L'inserimento di riepiloghi sulle personalità dei protagonisti, i quali consentono ai neofiti di capire chi sono, cosa fanno e contro chi combattono, si rivela particolarmente interessante e funzionale alla comprensione della storia. Il ritmo del racconto è avvincente e ben strutturato, con salti tra i vari universi perfettamente distribuiti e azzeccati. Gli autori Uzzeo e Masi dimostrano una grande padronanza nell'arte di creare un intreccio avvincente che riesce ad unire con coerenza e originalità la tradizione dell'avventura bonelliana con quella dei supereroi americani. Il tutto è sapientemente impreziosito dalla straordinaria arte del disegnatore Davide Gianfelice, noto e stimato collaboratore delle più grandi case editrici internazionali. Il talento di Davide Gianfelice è tangibile in ogni tratto delle sue tavole, che racchiudono professionalità, maestria allo stato puro. Ma anche in Italia Davide Gianfelice ha messo in mostra il suo grande talento, prestando le sue doti artistiche a celebri serie a fumetti come John Doe e Orfani. L'arte del fumetto è un universo fatto di particolari che raccontano storie, e al di là del contenuto, l'impaginazione e la struttura delle vignette possono rivelare molto dei personaggi di cui si stanno narrando le storie. Nel caso di Zagor e Flash, per esempio, la tavola si apre su spazi ampi che catturano lo sguardo dell'osservatore, che talvolta ben si sposa con l'indole delle avventure e l'atmosfera che si respira nella serie di Zagor. Al contrario, le tavole che vedono il protagonista Flash sono contraddistinte da un'energia travolgente che è rappresentata graficamente da fulmini e da linee di velocità. Questi elementi visivi sono in grado di trasmettere al lettore una sensazione di dinamicità e di movimento costante. L'occhio è catturato da una miriade di dettagli, figli della furiosa azione che sprigiona Flash a ogni singola tavola. In entrambi i casi la scelta dell'impaginazione e della struttura delle vignette svolge un ruolo cruciale nel trasmettere l'essenza dei personaggi, rendendoli immediatamente riconoscibili e memorabili per i lettori. Zagor e Flash, la scure e il fulmine è una storia vincente che cattura l'attenzione del lettore sin dalle prime pagine, spingendolo a desiderare più presto un nuovo incontro fra i due eroi dei diversi universi fumettistici. Lo scopo di questo racconto non è quello di comunicare un insegnamento specifico, bensì di immergere il lettore in un mondo affascinante, straordinario e carico di avventure. Flash e Zagor, la scura e il fulmine, cartonato di 160 pagine, è una storia che sicuramente soddisferà gli appassionati di entrambi i personaggi. La trama combina le gesta del velocista Flash con quelle del coraggioso Zagor e, nonostante non siano presenti particolari colpi di scena, il racconto comunque è coinvolgente e piacevole da leggere. E quindi questo cartonato è un must have per tutti i fan di storie avvincenti e indimenticabili. Bene, cari lettori, per oggi è tutto. Io e lo Scrondo vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Ciao!